reinventati. Secondo lei gli intellettuali italiani scendono a troppi compromessi? Facciamo dei nomi, citiamo dei casi, almeno i più clamorosi. Che tipi di compromessi accettano gli intellettuali italiani? Ma gli intellettuali italiani, sì, per intellettuale intende cioè no, specializzato, dice, oppure intellettuale, mettiamo un medico e un intellettuale, qualche, in che senso, lo dice in senso di marxista? Lo dico nel senso suo, io ho letto che in suo pezzo gli intellettuali italiani scendono, accettano troppi compromessi. Che cosa vuol dire? Chi sono? Che cosa fanno per accettare questi compromessi? Lascio a lei scegliere il tipo di intellettuale che preferisce. No, non voglio fare nessun nome perché, ripeto, certo, la sede in cui farei questa cosa è diciamo così, prevaricatrice. Certo, non lascia neanche possibilità di risposta. Il compromesso si può riassumere in uno solo, è quello di accettare in un modo acritico, perché se fosse critico si può anche ammettere, anzi credo che sarebbe inevitabile, in un modo acritico l'integrazione. Non accetta anche lei? Sì, ma in modo critico, ecco, mi ero già un po' premunito. Cioè, certo, non posso non accettarla, perché se devo andare, devo essere un consumista per forza anch'io, mi devo vestire, devo vivere, non soltanto devo scrivere, devo fare dei film, quindi devo avere degli editori, devo avere dei produttori. Quindi produci per il consumo. Quindi produci anche tu per il consumo. Ma certo. Consumo intellettuale, ma produci per il consumo. Per forza. Però mentre produci dice che non è d'accordo. Sì, la mia produzione consiste nel criticare la società che in certo senso mi consente, almeno per ora, di produrre in qualche modo. E la società ha sempre tremendamente amato chi produceva dicendo di non amarla. Sì, è vero, può darsi che le signore della buona borghesia amino in un certo senso essere colpite. No, io non parlo di signore della buona borghesia, io parlo di società in generale. È vero, la società cerca di assimilare, di integrare, certo, è l'operazione che deve fare per difendersi, però non sempre riesce, delle volte ci sono delle operazioni di rigetto, tanto più poi che adesso non possiamo parlare in realtà di poesia come di merce, cioè io produco, tu dici, ed è vero, ma produco una merce che è in realtà inconsumabile, quindi i consumatori... c'è un rapporto strano fra me e i consumatori. Ammetti che a un certo punto in Lombardia viene un certo tipo il quale inventa un paio di scarpe che non si consumeranno mai più, e un'industria milanese costruisca queste scarpe. Pensa alla rivoluzione che succederebbe nella Valle Padana, almeno nel settore del calzaturifici. Cioè io produco una merce che dovrebbe essere la poesia, che è inconsumabile. Morirò io, morirà il mio editore, moriremo tutti noi, morirà tutta la nostra società, morirà il capitalismo, ma la poesia resterà inconsumata. E quando fai il Decamerone? Quando faccio il Decamerone faccio un'opera la quale probabilmente apparentemente meno ideologica di altre. Cioè probabilmente Pitani si divertirà, ti assicuro che vedere il Decamerone ti divertirai, non avrai problemi. Mi sono divertito perché, per le ragioni che dicevo prima, perché con l'avanzare dell'età cala il futuro, calando il futuro calano i problemi, calano le speranze, cala la retorica, quindi si è più allegri. E ho fatto l'opera di uno che comincia a essere un po' più allegro. E il Decamerone in qualche modo esprime questo mio momento, ecco. Adesso vorrei farle vedere un filmato che abbiamo e che è su Bologna. Sono immagini della sua giovinezza in questa città e vorrei che lei lo commentasse. Lo vediamo qua. Che lo commentasse man mano che lo vedo. Eccolo qua, guarda. Non mi chiedono che cosa le ricorda queste immagini, che cosa la riportano alla sua giovinezza, no? Queste torri viste in maniera piuttosto vertiginosa mi ricordano immediatamente l'università. Mi ricordo la lei ha detto in un'intervista che ricorda Bologna soprattutto attraverso dei sogni. Quali? Ma io ricordo alcuni particolari di Bologna, non questo che vediamo in questo momento, forse una cosa di questo genere, in cui da bambino di un anno mi impuntavo e dicevo che volevo tornare a casa a tutti i costi in carrozza, e non mi muovevo da lì finché non mi si portavano in carrozza. Però altre cose non le ricordo, non ricordo, cioè i palazzi, i portici, eccetera. E ho cominciato a sognarli però a tre anni di età. Sogni, che quei famosi sogni a puntate che tornano ogni mese, ogni due mesi, ogni qualche settimana, in cui invece rivedevo Bologna proprio così com'era, con i suoi colori, i suoi portici, i suoi palazzi, eccetera.
e questi sogni consistevano nell'aver perso mia madre e nell'andarla a cercare, e la cercavo appunto per, questi, ecco, per queste strade che vediamo adesso. Erano sogni penosi o sogni... Sì, erano sogni terribili, perché perdevo mia madre e l'andavo a cercare, ecco, per portici come questo. Questo è il portico della morte. Il portico della morte, volte... meraviglioso luogo della mia vita. Libreria Nanni. Sì. Forse il più bel posto, del più bel ricordo. Tutti ci siamo passati. La libreria Landi. Sì. Nanni. 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 Ma c'era Landi. Landi che ha pubblicato il primo libro. Poi c'era la Veronese subito girato l'angolo. Cosa le ricorda questa... Il bel portico della morte, mi ricorda L'idiota di Dostoevskij, mi ricorda il Macbeth di Shakespeare, mi ricorda insomma tutti i miei primi libri. A 15 anni ho cominciato lì a comprare i libri ed è stato bellissimo. Perché non si legge mai più in tutta la vita con la gioia con cui si leggeva allora.